Buon pomeriggio e bentrovati nella prima edizione del TG6 in primo piano. C'è la vicenda legata all'ACA con la fumata nera questa mattina per la nomina del nuovo amministratore unico dopo la conclusione del mandato dell'amministratore uscente Vincenzo Di Baldassarre. Fino a nuova nomina la gestione sarà affidata al Collegio Sindacale Servizio. Secondo giorno di assemblea dei soci ACA presso la Confindustria di Pescara. Nel lungo iter di nomina del nuovo amministratore, sindaci riuniti e ancora una volta niente di fatto. Si è conclusa con un rinvio, è stato infatti approvato un documento presentato da 28 sindaci nel quale si chiedeva il rinvio dell'assemblea al fine di riunirsi per nominare successivamente un'assemblea dei sindaci e non l'amministratore unico. A concludere il suo iter è Vincenzo Di Baldassarre, che già in precedenza aveva fatto sapere di non voler proseguire il suo incarico. Già dalle prime ore della mattina erano stati palesati dissensi e contrarietà. C'è una responsabilità, il cui termine finale scade appunto oggi, da parte dei soci e quindi dei sindaci, di ricostituire gli organi che devono governare questa società per evitare appunto che tutto il lavoro fatto vada disperso, e la posizione di chi oggi ha richiesto la convocazione di questa assemblea è proprio finalizzata a far sì che non si vanifichi tutto il lavoro fatto e si rischino conseguenze davvero pericolose per i comuni e per i cittadini, e soprattutto per una gestione sana, trasparente ed efficiente di un bene inestimabile qual è l'acqua, che purtroppo non eravamo abituati a vedere in passato. Secondo me oggi viene palesemente violata una procedura statutaria, quella dell'articolo 15 dello statuto ACA, che prevede che chi deve essere nominato deve presentare il curriculum. Invece al primo punto all'ordine del giorno oggi abbiamo una conferma, un'eventuale conferma di un amministratore che non ha presentato il suo curriculum e la sua domanda. Quindi già solo per questo secondo me l'assemblea di oggi va aggiornata velocemente e va aggiornata per la nomina di un CDA, perché un'azienda complessa e complicata come ACA, a costi invariati rispetto a un amministratore unico, non può non avere almeno un CDA di 3 membri, e quindi questo chiediamo a viva voce, questo chiederò oggi in assemblea, vedremo come finirà. Scaduto ora il mandato dell'attuale amministratore Di Baldassarre, fino a nuova nomina sulla gestione subentra il collegio sindacale. E ora la cronaca. Attimi di paura ieri sera in via Aldo Moro, quartiere di San Donato a Pescara, per una sparatoria nei pressi del civico 130. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, un uomo avrebbe esploso alcuni colpi da un balcone colpendo un muretto e il tetto di un'automobile. I protagonisti dell'episodio sarebbero gli stessi che il 23 luglio scorso avevano dato vita ad una violenta lite in strada, culminata con il parabrezza di un'auto frantumato con una marmitta di un ciclomotore. Ieri sera sul posto è intervenuta anche un'ambulanza per una ragazza ferita ad un braccio con un oggetto contundente. Per quanto riguarda la causa della lite, pare che la stessa sia degenerata nella sparatoria per futili motivi. E poi ancora, probabilmente incidenti evitati questa mattina sull'asse attrezzato grazie alla tempestività delle segnalazioni prima e dell'intervento della stradale. Poi alcuni automobilisti in ingresso nella rampa di Piazza Italia da Pescara in direzione Chieti hanno infatti notato sulla carreggiata un grosso tubo di plastica del diametro di circa 10 cm e dopo essere riusciti a evitarlo hanno immediatamente chiamato la polizia stradale. Subito sono intervenuti sul posto gli agenti del distaccamento di Piano d'Orta, che hanno provveduto a rimuovere l'ostacolo. Si tratta probabilmente di un oggetto in uso in idraulica caduto da un furgone in transito. Ed ora un'ampia pagina dedicata alle scuole. Il governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, questa mattina è proprio intervenuto sul caso della sicurezza degli edifici scolastici. Il presidente ha annunciato un incontro con tutti i sindaci delle zone colpite dal sisma nel territorio teramano, a cui parteciperà anche il commissario straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani.
In Abruzzo sono circa 176.000 gli studenti che attendono la riapertura delle scuole fissata per il 12 settembre. 1.270 invece sono i plessi scolastici distribuiti sulle quattro province. Dopo il sisma del 24 agosto scorso, l'attenzione è concentrata sulla sicurezza degli edifici che ospiteranno gli studenti. E così numerose sono state le modifiche alla data di avvio. Teramo è stata capofila, fissato per il 19 settembre l'avvio delle lezioni a causa di operazioni di controllo da parte dei tecnici e soprattutto per la preoccupazione manifestata a gran voce dai genitori degli studenti che hanno chiesto verifiche approfondite e certezze prima di riaprire l'anno scolastico. Ad intervenire sulla questione arriva il governatore d'Abruzzo che annuncia un incontro dedicato a tutti i comuni teramani presenti nell'area del cratere con la visita del commissario per la ricostruzione Vasco Errani. Intanto andiamo a Teramo, in provincia di Teramo, il 15 di settembre con Errani e Curcio per fare il punto della situazione. Noi determineremo una prioritarizzazione per le scuole che hanno subito danni il 24 di agosto e poi partirà l'altro procedimento, quello che va ad assumere le risorse nel piano Casa Italia. In provincia di Teramo hanno subito danni nell'ordine Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Crognaleto, Cortino, Teramo Città, Civitella del Tronto, Torricella Sicura e Montori Alvomano. Più seguiremo altre segnalazioni che tra Vigili del Fuoco, Genio Civile, Arma dei Carabinieri e strutture deputate alla guardiania del patrimonio pubblico noi stiamo raccogliendo e verificando anche con la puntualità delle schede AEDES della Protezione Civile. Intanto il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Ernesto Pellecchi, ha dichiarato c'è preoccupazione ma non ci troviamo in una situazione di imminente pericolo. Nella giornata di oggi ad aggiungersi alla lista dei comuni costretti a far slittare la data di avvio delle lezioni si è aggiunto il comune di Montorio Alvomano, avvio concordato per il 15 settembre a causa della caduta di intonaci e la necessità, dopo aver provveduto ai lavori di adeguamento, di effettuare pulizie approfondite dei locali e organizzare gli studenti e tutto il materiale didattico necessario. E nonostante le rassicurazioni dell'amministrazione comunale, i genitori teramani restano preoccupati per la sicurezza delle scuole della città e questa mattina si sono riuniti in Piazza Martiri per condividere soluzioni alternative all'emergenza. Dopo l'ufficializzazione della riapertura delle scuole elementari e medie del comune di Teramo al 19 di settembre, il Comitato Spontaneo dei Genitori, nato su Facebook, si è riunito questa mattina davanti alla scalinata del Duomo in attesa di avere chiarimenti dal sindaco Maurizio Brucchi proprio sulla sicurezza degli istituti scolastici. Stiamo cercando soluzioni alternative che non ci sono state date, per cui stiamo ricercando nuovi plessi dove magari spostare i bambini o dove fare magari doppi turni. Abbiamo deciso di chiamare delle ditte dell'Alto Adige che costruiscono scuole prefabbricate per chiedere, dopo aver fatto una cernita di quanti studenti ci siano nei vari plessi, perciò asili, elementari, medi e licei, per vedere quanto può costare un unico polo scolastico, in quanto tempo può essere realizzato. Vogliamo portare più progetti al sindaco per vedere di trovare una soluzione, perché nell'immediato abbiamo capito non ci sono soldi. Chiarimenti che ha chiesto anche il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo già richiesto tutta la documentazione di sicurezza per quanto riguarda le scuole. Noi torneremo ovviamente anche giornalmente a chiedere piani di sicurezza, piani di evacuazione e ovviamente se tutte le scuole sono a posto con le uscite di sicurezza, che sono i primi lavori che chiederemo urgenti e, come è stato detto anche oggi, la sicurezza nelle scuole dovrà diventare una priorità di questa amministrazione che non può più chiudere gli occhi e fare la figura dello struzzo come ha fatto per i passati 10 anni. C'è stato immobilismo, hanno sbagliato, adesso si devono muovere e devono fare qualcosa per questa città. Il Partito Democratico di Teramo si inserisce in questa polemica legata alle scuole, questa mattina denunciata la mancata partecipazione al bando regionale per ridurre le liste d'attesa dei nidi comunali. Per il capogruppo D'Alberto non sono stati adeguati gli edifici nonostante 3 anni di tempo.
Mancanza di un'adeguata programmazione sulle scuole, la situazione di emergenza che si sta vivendo a Teramo in alcuni istituti danneggiati o vulnerabili al seguito del sisma del 24 agosto scorso è lo spunto dal quale il Partito Democratico muove le sue critiche all'amministrazione del sindaco Maurizio Brucchi. Secondo il capogruppo Dem in Consiglio Comunale Gian Guido D'Alberto, l'attuale situazione di incertezza è frutto di anni di scelte sbagliate e di non decisioni. Oggi abbiamo denunciato il fatto che il Comune di Teramo non ha partecipato al bando per il finanziamento legato all'abbattimento delle liste d'attesa degli asili nido, cioè un finanziamento regionale che consentiva di poter ricevere nelle nostre strutture più bambini rispetto a quelli pochi che sono stati al momento accolti. Le ragioni per cui il Comune non ha proceduto a fare la domanda e quindi a dare e concedere l'accreditamento alle strutture e il fatto che la situazione non è dei nidi del Comune di Teramo non è in linea con la normativa antisismica, così come prevede un regolamento del 2012. La Regione nel 2012 aveva previsto questo criterio e aveva dato poi 36 mesi di tempo transitori ai comuni per potersi adeguare, 3 anni di tempo. In 3 anni il Comune di Teramo non si è messo in linea con questa previsione. È stato fatto poco o nulla proprio perché è mancata la programmazione, con il rischio di smantellare completamente l'assetto degli asili nido comunali. E con il prossimo servizio andiamo a chiudere l'ampia pagina dedicata alle scuole, ristrutturata e migliorata sismicamente grazie ad un finanziamento regionale. Questa mattina taglio del nastro per la scuola primaria Tiziana Fagnani a Spoltore. Questa è una sicurezza che viene diramata ai genitori e ai bambini e a un territorio. Questo è un momento delicato per l'Abruzzo, dopo il 24 agosto si pensa proprio a quella che è la sicurezza, ai controlli. Allora Santa Teresa oggi inaugura un polo che è stato messo a norma e sono stati conclusi dei lavori importanti. Non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna investire nelle scuole, soprattutto nella sicurezza delle scuole. Noi questo è il secondo intervento di una fatta in città e un terzo lo inaugureremo tra qualche giorno. Quindi è il miglior investimento possibile oggi nella nostra città. E noi preventivamente abbiamo messo in piedi un progetto di adeguamento sismico della struttura, quindi è stato adeguato sismicamente tutta la struttura in cemento armato e poi abbiamo fatto dei miglioramenti limitatamente alla copertura rifatta da capo, le porte, tutto l'impianto elettrico oggi a LED, le tapparelle, insomma un bel lavoro, una scuola nuova. Per poter fare questi interventi c'è stato l'intervento della Regione, sì, con un finanziamento? Assolutamente sì, quindi un ringraziamento alla Regione Abruzzo. Oggi è presente il governatore D'Alfonso proprio qui ad inaugurare questa scuola ed è importante questa sinergia comuni e enti sovraccomunali perché da lì che devono arrivare le risorse. Il Parco della Scienza, sede provvisoria individuata dal Comune per l'Istituto Musicale Braga, continua a suscitare polemiche. Dopo il no del Comitato Braga, il sindaco Brucchi risponde che a decidere saranno le istituzioni preposte. Intanto per il no al Parco della Scienza si è schierato anche Teramo Cambia. Sindaco, l'Istituto Musicale Gaetano Braga è nuovamente senza sede, l'opzione da parte dell'amministrazione è nuovamente il Parco della Scienza, un'opzione rigettata dal Comitato, c'è un'altra opzione per loro, per avere una sede? Io devo capire se in questo paese e in questa città sono i comitati quelli che prendono decisioni o sono le istituzioni. Io sono un'istituzione, per me le scelte le fanno le istituzioni. Al Braga c'è un presidente, al Braga c'è un consiglio di amministrazione. Io mi aspetto che il consiglio di amministrazione prenda una decisione. Siamo in una situazione di emergenza per alcune strutture. All'esito della verifica, se la Protezione Civile dirà che quella struttura è inagibile, il Braga andrà nella prima struttura che noi riusciamo a reperire. Non è che si può scegliere. Se la struttura non è idonea? Guardi, non manderemo nessuno in una struttura non idonea. Bisogna capire cosa si intende per idoneità, perché se per idoneità si intende la vicinanza o la lontananza dal centro, allora non è idonea neanche la Molinari. Noi al Braga abbiamo dato un'opportunità. Non può essere un comitato che decide se quell'opportunità va bene o no.
Siamo di fronte all'ennesimo atto di prepotenza da parte del sindaco Brucchi. Sembra che gli stia dando tutto il Parco della Scienza, ma in realtà gli sta dando una porzione del Parco della Scienza con un auditorium dove ci sono delle infiltrazioni d'acqua, un auditorium che non è assolutamente a norma per essere trattato come una scuola, in quanto ha delle scale non a norma, ha delle finestre non a norma, ha tutta una serie di problemi proprio oggi effettivamente che non permettono a una scuola di entrare all'interno di queste strutture, quindi il sindaco deve smettere di insistere su questo Parco della Scienza e dare una struttura idonea all'Istituto Braga. Ed ora andiamo all'Aquila, l'Accademia delle Belle Arti nei giorni scorsi ha inaugurato un nuovo corso di fotografia. A curarlo sono i docenti Stefano Cesaroni, Danilo Balducci e Barbara Drudi. È l'unica accademia del centro Italia ad avere un corso specifico. È stato inaugurato infatti il corso della laurea triennale in fotografia all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Si tratta di una nuova offerta didattica che pone al centro dell'insegnamento proprio la fotografia. L'idea di istituire un nuovo triennio specifico in fotografia è nata dal forte interesse dimostrato proprio da parte dei ragazzi nei confronti della cosiddetta nuova arte. Fino ad oggi l'offerta formativa a livello accademico prevedeva l'insegnamento della fotografia, ma includendolo in piani di studio più ampi, relegando la materia di fatto ad un solo esame. Pilastri del corso saranno i professori Stefano Cesaroni, che tratterà della fotografia di moda e del ritratto, il professor Danilo Balducci, che si occuperà del fotoreportage, con al suo attivo numerosi premi nell'ambito della fotografia, tra cui per 2 anni di seguito il prestigioso FIIPA Awards. La fotografia dell'arte sarà poi curata dalla professoressa Barbara Drudi, storica dell'arte, da sempre vicina al mondo della fotografia e curatrice di prestigiose mostre e archivi fotografici di livello internazionale. Un corso in cui finalmente la fotografia è trattata come produttrice di arte, non al servizio di altre arti. È un corso che si rivolge a chi vorrà diventare fotografo, a chi vorrà nella vita occuparsi di fotografia. Fino a questo momento l'offerta formativa prevedeva ovviamente l'insegnamento della fotografia, ma come appunto materia propedeutica ad altre materie, restringendo il campo di fatto ad un solo esame. Qui invece avremo l'insegnamento della fotografia previsto su 3 annualità, sarà l'insegnamento con il maggior numero di ore a disposizione. A sostegno della materia fotografia avremo tantissime materie tecniche come la post-produzione fotografica, come la stampa in digitale, come la creazione di siti web e tante altre materie tecniche appunto a sostegno di questo, più tante materie teoriche che amplieranno il panorama culturale che è fondamentale che un fotografo abbia per poter affinare un proprio gusto e arrivare alla definizione di un proprio stile. Il Rotary Club Teramo Est ha donato al Polo Museale Civico di Giulianova il nuovo stendardo del Museo Archeologico nel Torrione della Rocca. L'iniziativa rientra nelle finalità dell'associazione, come ha spiegato la Presidente Eva Galli. Noi portiamo avanti, come Rotary Club Teramo Est con sede in Giulianova, portiamo avanti progetti di carattere internazionale a fianco del Rotary International e progetti di carattere locale. In questo momento siamo molto vicini alle popolazioni terremotate di Amatrice ed Accumoli e organizzeremo attività in loro favore. Per quanto riguarda l'aspetto internazionale, il Rotary ha contribuito alla eradicazione della poliomielite nel mondo, l'eradicazione quasi totale della poliomielite con il progetto Polio Plus, che ha avuto molto successo. Per quanto riguarda l'ambito locale, noi cerchiamo di far conoscere il territorio, le bellezze e i gioielli del nostro territorio in modo che esso venga sempre più apprezzato sia da noi stessi che abitiamo in questi luoghi, sia dagli stranieri, dai turisti, da tutti coloro che vengono a visitare la zona.
Nel particolare siamo lieti di collaborare con il Comune di Giulianova e con altri comuni per mettere in luce ciò che merita di essere conosciuto da tutti. Apriamo la pagina dello sport e lo facciamo attraverso la schermata della terza giornata di Serie A che torna dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. Ad aprire la terza giornata sarà la gara del pomeriggio tra Juventus e Sassuolo alle ore 18, poi in serata alle 20:45 Palermo-Napoli, domani alle 12:30 Bologna-Cagliari, poi le altre partite Atalanta-Torino, Chievo-Lazio, Genoa-Fiorentina, Milan-Udinese, Pescara-Inter sarà invece il posticipo di domani sera alle 20:45, Roma-Sampdoria si giocherà domani alle 15, la giornata si chiuderà con il posticipo di lunedì sera tra Empoli e Crotone, sempre alle ore 20:45. Si riparte con una classifica che sorride al Pescara dopo i 3 punti a tavolino contro il Sassuolo, Pescara che ha 4 punti, il terzetto Genoa-Juventus-Sampdoria in testa. L'Inter con un punto arriverà appunto domani all'Adriatico Cornacchia di Pescara e quella di domani sarà una gara speciale per il difensore Cristiano Biraghi che è cresciuto proprio facendo la trafila nelle giovanili dell'Inter. E allora ascoltiamo le sue sensazioni. È stata la mia squadra per tanti anni, la squadra della mia città e la squadra per cui ho tifato e per cui comunque tifo. No, non c'è rivalsa, sicuramente una partita, è sempre una partita di calcio come tutte le altre, però come tutte le altre non è, perché comunque, ripeto, è una squadra che è stata per tanti anni la mia squadra, quindi è una partita un po' speciale. Sicuramente sarà una partita difficile perché l'Inter non è partita bene perché hanno avuto i loro problemi con gli allenatori, cambio di allenatore prima di iniziare il campionato, che non è facile. Un allenatore che ha la prima esperienza in Italia, che comunque credo non parli la lingua, quindi farà anche fatica a comunicare e che comunque il lavoro che ha portato, il lavoro di un allenatore ci vuole sempre un po' di tempo per vederlo. Adesso hanno avuto 2 settimane per lavorare e sarà una partita difficile perché ha grandi giocatori, grandi nomi l'Inter. Quest'anno si è rafforzata tanto e credo che sia appena al di sotto della Juve come qualità di giocatori. E quindi sarà una partita difficile, molto difficile. Cioè, Candreva è uno dei giocatori italiani più forti e più in forma in questo momento. E è un test forse più difficile dell'anno per me direttamente, però sono tranquillo, sto bene e domenica si vedrà. Certo, noi siamo una squadra forte, che impronta tutto sul piano del gioco e abbiamo messo in difficoltà il Napoli, abbiamo messo in difficoltà forse ancora di più il Sassuolo, che secondo me era ancora più difficile del Napoli come partita, perché il Sassuolo arrivava già da 5-6 partite ufficiali dove non aveva mai perso e dove comunque anche loro improntano tutto sul gioco e mettono sotto tutti. Noi invece dal primo all'ultimo minuto credo abbiamo fatto una partita di grande spessore. Nel pomeriggio il Pescara sosterrà l'ultima seduta di rifinitura. Prima di questa seduta parlerà il tecnico biancazzurro Massimo Oddo. Salgono le quotazioni per un impiego dal primo minuto del centravanti ex di turno e di proprietà dell'Inter Rei Manai, mentre Aquilani a centrocampo è favorito su Brugman. Sul fronte Inter invece ha recuperato Nagatomo, che partirà alla volta di Pescara, da valutare se il tecnico De Ber schiererà il giocatore giapponese. A centrocampo João Mario dovrebbe fare il debutto dal primo minuto, mentre in attacco Candreva è favorito su Eder per comporre il tridente con Icardi e Perisic. La partita sarà diretta da D'Amato. E ora scendiamo in Lega Pro con la schermata, anche in questo caso della terza
giornata che ha avuto un antipasto con la gara di ieri, finita 1-1 tra Albino Leffe e Fano. Tutte le altre gare si giocheranno oggi tra le 16.30 e le 20.30, Ancona Bassano, Lumezzane Gubbio, Modena Maceratese, Padova Forlì, Pordenone Teramo, San Benedettese Mantova, Sant'Arcangelo Parma, Sud Tirol Feralpi Salò e Venezia Reggiana. Dunque per il Teramo impegno allo stadio Bottecchia di Pordenone contro la locale formazione allenata da Bruno Tedino, un Teramo rimaneggiato per via delle assenze tra gli altri di Paolo Antonio e Carraro. Dunque in attacco si rivedrà Petrella dal primo minuto con Croce confermato al centro e con Sansovini, conferma anche per il trio di centrocampo all'opera contro il Bassano, Boulevardi, Peterman, Ilari. Dovrebbe tornare in difesa Scipioni con Caidi, Speranza e Dorazio, non convocati neanche il secondo portiere Calore e il difensore Orlando, oltre che il trequartista Cericola. Nel Pordenone invece spazio al tridente Cattaneo, Armà, Berrettoni. A centrocampo rientra Burrai dopo la squalifica, trio di centrocampo composto dunque da Burrai, Misuraca e Suciu. In difesa Stefani, Ingegneri, Semenzato e Pellegrini, davanti al portiere Tomei. Come detto, la partita inizierà alle ore 18.30. Dirigerà Nicolo Cipriani della sezione di Empoli. E ora ci occupiamo del campionato di Serie D, Girone F e Girone G, due i raggruppamenti che riguardano le squadre abruzzesi. C'è un derby anche in questa seconda giornata, sempre nel Girone F, dopo Vastese Chieti e la volta di Chieti San Nicolò. Domani allo stadio Guido Angelini, partita in trasferta per Vastese e Pineto, mentre nel Girone G l'Aquila sarà impegnata a Foligno con qualche assenza di troppo in difesa, mentre l'Avezzano debutterà in campionato davanti al pubblico amico del De Marzi contro il Flaminia Civita Castellana. Anche la seconda giornata di campionato propone un confronto tutto abruzzese nel girone F. Allo stadio Guido Angelini si sfideranno Chieti e San Nicolò. Per i neroverdi di Alberto Mariani sarà il secondo derby dopo quello dell'Aragona di domenica scorsa. Gara che sembra dal pronostico chiuso, col San Nicolò di Epifani favorito per la caratura tecnica dell'organico e per una condizione fisica decisamente superiore su un Chieti partito in forte ritardo. Nella rossa neroverde ci sono state delle integrazioni, come quella del centrocampista Copponi, ma per l'11 di Mariani non sarà facile colmare il gap fisico che si è fatto sentire nel secondo tempo di Vasto. Il San Nicolò cerca la prima vittoria per non perdere subito contatto dalle dirette rivali per i primi posti. A caccia di conferme in trasferta le matricole Vastese e Pineto, partite con convincenti vittorie casalinghe domenica scorsa. Per la Vastese c'è la trasferta sul campo di una delle squadre più blasonate del gruppo, il San Marino, che annovera tra le sue fila elementi di spicco come Olivi, Olcese e Buonocunto. Vastese vicina alla firma del difensore Dani Verruschi, cresciuto nel Giulianova. Per il Pineto di Ammazzalorso, trasferta a Pesaro contro una vista ambiziosa ma reduce della disfatta sul campo della San Maurese, occhi puntati sull'attaccante vissino ed ex pinetese Costantino, mentre gli adriatici cercheranno di sfruttare l'entusiasmo dopo la vittoria sul Campobasso in attesa dei gol degli attaccanti Antenucci e Cacciatore. Nel girone G, dopo il pareggio casalingo, l'Aquila di Massimo Morgia cerca la prima vittoria sul campo del Foligno. Problemi in difesa per le assenze di Pepe e Pupeschi. Morgia studia alternative e pensa ad una difesa a tre con l'inserimento del centrocampista Bartoncini nelle retrovie. In attacco spazio al rientrante Bonvissuto. Ambiente carico ad Avezzano, dove il presidente Paris spera in mille presenze al De Marzi per la gara contro il Flaminia. La squadra di Pino Tortora prova a spiccare il volo dopo il blitz di Sansepolcro e si affida alla fantasia di Leto e ai gol di Padovani e Aquino per fiaccare la resistenza della compagine laziale. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.